È stata Tamara Maiocchi, residente in Viale Calabria Lodi, ad essersi aggiudicata il weekend per due persone offerto da una nota agenzia di viaggi del capoluogo laudense. La mano di una bimba ha estratto il biglietto vincente tra le centinaia di tagliandi inseriti nell'apposita urna dai visitatori della Mostra dell'Artigianato. Nei padiglioni del Polo Espositivo di San Grato è andata in scena la terza edizione di una manifestazione che, abbinata a Lodi Sposi, sta diventando un appuntamento fisso per i lodigiani. In tanti si sono attardati tra gli stand allestiti dagli organizzatori, confermando il successo dell'iniziativa promossa dall'Unione Artigiani di Lodi e Provincia. Sarebbe ora che anche altre associazioni attive sul territorio provinciale si dessero da fare per sostenere il Polo di San Grato, ha affermato il segretario dell'Unione Mauro Sangalli. Il riferimento, neppure troppo velato, era ai cugini di Confartigianato Imprese, che da sempre preferiscono svolgere le loro rassegne nelle piazze principali delle cittadine lodigiane.